Sigla, guys. Hello everyone! Hello guys! Welcome or welcome back to my channel! Finalmente questo video è arrivato. Lo ho aspettato davvero, credo da 2 settimane, e credo che comunque io non sia riuscito a dire nulla neanche su Instagram per scaramanzia. Infatti dopo vi racconterò meglio, perché veramente tenevo che questo video si riuscisse a fare. Ovviamente grazie mille, questa è una super giornata per me, un super day, perché oltre a questo video ovviamente abbiamo superato i 1000 subscribe. Quindi grazie, grazie mille. So che comunque per alcuni di voi dicono 1000, capirai, per me è davvero tantissimo, ragazzi. Io non avrei mai creduto che una persona, poi magari mi butto anche molto giù come carattere, molto giù di morale, però io veramente ringrazio tutti per questo bellissimo regalo, per il bellissimo sostegno, per i messaggi, per i like, per le view. Ragazzi, io ringrazio tutti, e qualsiasi cosa è successo in questo piccolo arco di tempo che io sono su YouTube, quindi ringrazio davvero davvero mille to everyone. Ovviamente, come avete già capito dalla copertina, come avete già capito dal titolo, oggi si andrà a fare la first radio impression di Patrick Ta. Sono emozionatissimo, sono felicissimo, perché oddio, ho detto wow, non posso crederci, I can't believe it, finally the video is coming. Ovviamente Patrick Ta è un brand uscito in America da neanche più di un mese, credo, o un mesetto maximum. E io l'ho scoperto su Instagram, girovagando tra le pages, proprio 2 o 3 giorni prima che lui lanciasse la sua linea. Patrick Ta è un ragazzo makeup artist, ovviamente, amante dello skincare, amante del glowing, che ha collaborato ovviamente prima di lanciare la sua prima linea ufficiale con i prodotti di Kim Kardashian, con La Mer, ovviamente come makeup artist, quindi è un reale addict del beauty. Da quello che ho capito, comunque ha avuto davvero tantissime esperienze con abbastanza brand alti nel mondo del beauty e del makeup, e quindi ho detto ok, vediamo realmente i suoi prodotti. Avendoli scoperti comunque ovviamente guardando su Instagram, guardando comunque i video che comunque andavano su Instagram, ho notato che davvero wow, ho detto ok, scusami, ma datemi un secondo, perché io amo il glowing, amo qualsiasi cosa che sia ultra dewy, ultra sbrilluccicoso, amo qualsiasi cosa che comunque può rendere la mia pelle ultra brilliant. E quindi ho detto, se c'è un qualcosa che può rendermela ancora di più, why not, perché non prenderla? E ho detto ok, prendiamola. Ovviamente io non mi trucco, non sono un makeup artist, non uso a lot makeup, ma una cosa che a me piace tantissimo, magari quando esco, quando comunque ho le mie seratine, comunque mi piace usare comunque tanto highlighter, mi piace comunque essere comunque glowing, mi piace comunque essere molto sana di viso. E quindi, nel senso, visto che questi prodotti arrivano anche per l'estate, perché comunque tra un po' ci saranno l'estate, ci saranno le vacanze estive, ho detto perché non approfittarne e essere comunque perfetta in tutto il corpo, con l'abbronzatura che arriva, con la bella stagione, con le braccia smanicate e così via. E quindi ho detto perfetto, ragazzi, non vi dico il parto. Cioè, questo brand, questi prodotti hanno realmente avuto un parto. Cioè, io ho avuto un parto per questi prodotti, believe or not, perché è successo che poche ore neanche che lui aveva lanciato ufficialmente la sua linea, il suo brand, ovviamente io ero già su internet a vedere se c'era la possibilità di acquistarli. E ricordo che lui, che il brand, che ovviamente il sito, era riuscito a farmeli mettere nel carrello, ma neanche il
vedere se magari poteva spedire in altri stati a parte gli US, che quando io ero andato a cliccare checkout, boom, sold out. Cioè, tipo, neanche dopo magari mezz'ora, capite? Cioè, qualsiasi cosa, anzi, erano disponibili solo i gloss. Io ho detto, ok, ma e adesso? Scusami, cioè, tutto questo affanno, tutta questa agitazione, tutta quest'ansia di avere questi prodotti e poi sold out. Non esiste. E allora, diciamo che lui ha giocato molto d'azzardo, lui metteva magari per un tot di minuti disponibili dei prodotti, dopo li toglieva per un tot di ore, in modo che comunque magari si riusciva anche a organizzare bene con l'espedizione, con quant'altro, visto che comunque era il suo first brand, quindi magari voleva anche accontentare tutti in qualche modo, ma comunque ha giocato, diciamo, molto bene questa carta, il che io comunque non riuscendo a cliccare checkout e a fare un pagamento vero e proprio, che curiosità mi ha detto ok, adesso andiamo a vedere se almeno spedisce al di fuori degli US, no? Ho detto ok, bom, vado. E nessuno, nel senso nessun campo fuori dagli US e neanche io avendo la fortuna di avere un piccolo mezzo tra gli US e gli UK di posta, nel senso io avendo una casella postale ovviamente a pagamento mensile che gli US ti dà la possibilità di avere per chi va a ordinare il prodotto, ovviamente dopo questo prodotto da questa casella postale c'è il concierge o comunque chi delle poste ha anche il tuo indirizzo UK. Ovviamente te lo va a prelevare dall'indirizzo US che hai e spedire nel tuo indirizzo UK. È una cosa molto bougie, ma è molto faiga, mi piace, è una cosa che funziona, soprattutto perché non tutti i siti spediscono al di fuori, quindi magari ci sono tantissimi brand skincare che io voglio provare, quindi faccio questo transfert, nel senso di farmeli arrivare in questa casella postale apposta per poi ovviamente farmeli rispedire in ok, ma lui aveva tolto anche questa opzione. Ovviamente quindi ho detto perfetto, quindi oltre a non averlo in US non posso neanche averlo tramite questo piccolo beneficio che tutti possono ovviamente avere, ma ora come faccio ad averlo? Cioè dico scusami, no, devo assolutamente avere questi prodotti. Caso vuole che una sera eravamo a cena da amici, e ho detto ok, quindi io ero sempre sul sito a cercare, a vedere se comunque si poteva prendere, anche perché comunque io purtroppo sono una persona davvero troppo e al di fuori del limite determinata. Nel senso ovviamente buono, solo buono, nel senso quando io voglio una cosa, quando io desidero tanto forte una cosa, che sia nell'ambito lavorativo, che sia nell'ambito fashion, che sia nell'ambito beauty, che sia in qualsiasi ambito, anche in amicizia. Se io comunque desidero stare davvero tanto o in amore con una persona, non c'è cosa che a me fermi. Quindi io sono talmente determinato che se io dico che quella cosa, quell'oggetto, quel prodotto deve essere mio, deve essere mio. Scusatemi ragazzi, ma non c'è assolutamente nessun ostacolo davanti a me che può fermarmi, anche se magari io poi posso metterci anche un po' più di tempo di quello che io mi posso mettere nella testa, ma ovviamente di fronte a me non può assolutamente esserci freno. Al che ovviamente guardando e guardando ero riuscito a prendere un prodotto e caso vuole che non so come era riuscito comunque a darmi l'ok per un qualcosa, ma poi mi era arrivata questa email di Consel, quindi ho detto bene, me l'ha cancellato, quindi io tutto gasato tipo i primi 3 minuti, oddio sì, non so come sia successo, non so per quale motivo sia potuto accadere, boh, delete, ma ho detto ok, qua dobbiamo giocare una seconda carta, quindi ho detto è impossibile che lui lanci questi brand, questo brand, questi prodotti solo su un sito suo. Lui ha bisogno di più pubblicità. Quindi quello che io ho fatto, caso vuole, su Instagram seguo Sephora e ovviamente credo che Sephora, se è andata a followare solo Sephora, vi esce
se fra US, nel senso poi credo che Sephora Italia abbia un secondo account, e su Sephora US era uscito che erano available i prodotti di Patrick Ta, tipo limited edition, oh mio dio, tipo grande evento. E ho detto ok, wait, tipo, quindi svegliamoci in piena notte, e visto che comunque lì era pieno giorno, e tentiamo di ordinare i prodotti e metterci nel carrello. Ovviamente riesco, se fra la cosa che fa è mandarli ovviamente alla casella postale che avevo in US, per poi ovviamente in automatico farmi arrivare a Londra. Ovviamente quello che fa è me li ha cancellati anche lì, quindi ho detto oddio, ma perché? E ovviamente io chiamo, ovviamente twitto anche il servizio clienti, si dice, sì, comunque una sorta di servizio clienti US by Sephora, dicendo se c'era qualche problema. Ovviamente qual è stato il problema? Loro non accettano al di fuori degli US pagamenti con una carta straniera, quindi loro erano arrivati addirittura a capire che la carta con cui io avevo pagato era inglese. E money is money, baby, nel senso, se io ti mando i soldi, give me the product, what is your problem? E quindi niente, quindi anche lì ho detto no, non posso crederci, oddio, un parto, ragazzi, un parto stratosferico, cioè ragazzi, credetemi. Al che mi è venuto in mente che io ho un amico che vive in America, cioè da poco ovviamente vive in America, prima viveva a Londra, ora si è trasferito in America, e ovviamente lo saluto, tu che mi sei stato tanto di aiuto, grazie. E ovviamente ho contattato lui disperato dicendo guarda, vorrei assolutamente questi prodotti, più che altro perché sono talmente stuzzichevoli che era più un principio personale, capito? E gli ho detto, per favore, riesci a fare qualcosa? E lui ovviamente mi fa, guarda, provo dal lavoro tramite sito Sephora, se riesci a spedirmeli tramite casa mia, e ovviamente pagando con la mia carta, poi tranquillo, senza problemi, poi tu me li rigirerai. Thanks God. You seriously? Cioè davvero? Ok, grazie mille, grazie per farmi questo grandissimo favore. Ovviamente riuscito, quindi... Storia della favola, ovviamente lui non aveva captato bene quanti prodotti io volessi, ma conoscendomi ovviamente ha captato da solo, e alla fine ho avuto 3 prodotti, quindi ho detto vabbè, grazie, thank you so much, lovely girl. E quindi ho detto ok, tipo felicissimo, quindi arrivano a casa sua, quindi comunque lui tutto preso bene, ha detto ok, allora io te li mando. Ovviamente cosa c'è di mezzo? Pasqua! Yes, ovviamente cosa poteva esserci di mezzo? Pasqua. Infatti i prodotti sono arrivati 2 giorni fa esatti, io non ho postato storie about neanche del box, non ho postato assolutamente niente, non ho detto assolutamente nulla, perché volevo assolutamente per certo che era una sorpresa vera e propria. E la cosa bella è che io non l'ho neanche aperto il pacco, infatti il pacco, ragazzi, è sigillato, è ancora sigillato. Ovviamente come potete vedere Sephora ha spedito così, questo è il cartone ufficiale di Sephora US se qualcuno fosse interessato, e finalmente andremo comunque a aprire insieme il pacco, fare proprio la first impression, provarlo veramente insieme e vedere se realmente come è stato detto, come è anche stato visto in tantissime stories e everywhere, i prodotti sono veramente come sono nella realtà. Quindi io direi di andare a aprire il pacco. Finalmente, ragazzi. E sono assolutamente felicissimo di fare sta cosa. Oddio, ragazzi. Ok, allora il pacco è aperto. Ovviamente ti danno la plastichina, la marca da bollo. Ovviamente ti danno la locandina, ovviamente, di Patrick Ta, con le 2 bellissime model e lighterate. Ecco, si potevano anche scegliere tramite Sephora ordinando 2 campioncini. Ovviamente, io gli ho detto, guarda, fai tu.
ovviamente lui è riuscito a prendermi, che ovviamente già altri occhi l'hanno notato e credo che glielo darò volentieri, il Genifique Serum di Lancome, che dicono Oppelai che è molto famoso ed è molto forte, molto buono. Poi io amando i sieri, diciamo che il 99% della popolazione mondiale, internazionale, sa che io adoro i sieri. Credo che andrò a provarlo e vedrò, anche perché comunque è di ml, non ha, sì, 8 ml, vabbè dai, non è neanche piccolino, però carino il pack, nel senso, cigno. Ovviamente si trovano i tre prodotti. Allora, ovviamente i due prodotti in questione sono questi. Quindi uno è il Body Oil color Champagne, ma adesso andremo a aprirlo, e l'altro è l'highlighter in spray Look at Her, quindi tipo questo candido perla che mi avvolgerà, spero, il viso. E il terzo prodotto in questione è il doppione del Body Oil, e che ovviamente, vabbè, ne apro uno e quello è. Quindi io direi di spostare lo scatolino e di iniziare, ragazzi, che dite? Allora, il prodotto che andremo a vedere per prima, ad andare a testare per prima, è il Look at Her Highlighter Spray. Io sono davvero molto... Io poi non li ho neanche visti, non li ho neanche aperti, quindi proprio... Allora, il pack è bellissimo, cioè già la scatola è ultra glowing, già la scatola tipo ti promette che questo prodotto farà un miracolo su di te, e qua si parla di glowing, ma io, ragazzi, allora il pack si presenta così, adesso ve lo faccio vedere, spero che andrà in risoluzione. Ok, il colore non si vede tanto, ma comunque avete la tacchetta del colore qui, e direi di andare a provarlo. Quindi, ragazzi, allora, ovviamente le model fanno questo gesto. Io non so se si vede, quindi dovreste... Non so se si vede. Si vede? Ok. E spero si veda. Ok. E vado anche a spostarlo sul braccio. E comunque sul braccio si vede una cifra, ragazzi. E la cosa faiga, ragazzi, la cosa faiga è questa. Riuscite a vederlo? Beh, io lo vedo una cifra, ragazzi. Vabbè, siamo in diretta. E wow, quindi nel senso, non vedo l'ora di provarlo. Poi nel senso, mi piace una cifra e mi piace tipo l'effetto sul braccio, perché ti dà questo effetto perlato, shimmer, ultra glowing, che secondo me con le ring light, softbox varie, va a perdere un po' l'effetto, ma secondo me al sole con una bella abbronzatura spacca di brutto. Direi di andare a provare il secondo prodotto in questione. Si chiama A Dream. Allora, il secondo prodotto davvero, cioè, ragazzi, riuscite a vederlo? Cioè, riuscite a vedere di shimmer? Riuscite? Ragazzi, io piango. Allora, top.
il pack è top. Allora, innanzitutto bello liquidazio. Allora, è oil, quindi ok, e si presenta in 100 ml. Wow, cioè, è bello, il pack è davvero bello, il tappino si presenta così e il dosatore è così. Quindi una cosa che non vi ho fatto proprio vedere, scusate perché ho perso un po' di... così, mi sono perso un po' via per... l'illuminante è che il dosatore dell'highlighter è questo, quindi nel senso proprio come una lacca, e come vi ho fatto vedere del body oil è così, quindi mi piace una cifra. Io direi di andarlo a provare sulla mano in modo da farvi vedere bene anche tramite camera il suo effetto. Siamo pronti, ragazzi. Sa di vaniglia. Allora, è ultra olio, cioè ragazzi, è olioso e secco. È davvero secco. Ti lascia, ecco, ok, presente la situazione zucchero filato. Avete presente quando mangiate lo zucchero filato e avete le dita un po' sticky, ma strane, secche, ok, stesso, e l'odore è identico, quindi io credo che si parli di zucchero filato. Allora, non so se riuscite a vederlo bene. Io consiglio vivamente un brush, un kabuki o comunque un qualsiasi brush, ovviamente per il corpo, ma avendolo secondo me sfumato con la mano è andato a perdere un po' il suo valore. L'odore è Luna Park, candy, vi giuro ragazzi, è proprio zuccheratissimo e dolcissimo, proprio ha proprio quell'odore di zucchero filato vanigliato da morire, proprio appena apri e inizia a spruzzare. E però è buono, nel senso il pack è molto bello, si presenta bene, il prodotto comunque shimmer è molto bello, secondo me valorizza di più se hai anche una abbronzatura ed è top. Mi gusta, mi piace, mi incanta. E quindi io direi che la boccettina ha vinto. Nel senso, a me piace troppo il pack. E anche di questo top. Quindi ragazzi, allora andiamo a vedere la first impression e la review finale dell'highlighter in spray. Come potete vedere, io credo che ce l'ho ancora. È bello shine, è bello proprio top. Poi ovviamente, non avendo avuto uno specchio dietro, credo che voi lo vediate meglio di me, quindi mi gusta, nel senso, avendolo anche fatto sulla mano vedo ancora sta bella linea, bella forte, nel senso mi piace, e secondo me col caldo, con l'estate, con l'abbronzatura lo valorizzerà davvero davvero tantissimo. Non ha odore, se volete, però comunque è comodo, secondo me, anche da portare comunque in giro, non è troppo impegnativo, comunque anche come bagaglio a mano è ottimo, se comunque ovviamente si vuole avere un highlighter a portata di mano. E review e ovviamente feedback del body oil, io direi che è buona, nel senso, ho adorato di più lo spray, ho adorato di più l'highlighter in spray, mi è piaciuto davvero tanto, non avendo avuto dietro un pennello, secondo me non l'ho valorizzato abbastanza, io spero che dal video abbiate potuto vedere qualcosina in più. L'odore è 100%, nel senso, perché a me magari piacciono tanto questi odori
zuccherosi, queste frittelle da Luna Park, questi zuccheri filati, proprio mi ricorda il Luna Park di sera in estate. Ecco, una cosa che proprio mi ricorda tanto l'odore di questo prodotto è proprio quello. È olioso e un po' secco, nel senso rimane, sento le dita abbastanza secche, quindi magari è per quello che lo consigliano soprattutto con un pennello, da comunque non avere la sensazione sulle mani di questo sticky secco. E ovviamente, niente, quindi ultima cosa, nel senso, approvo anche questo prodotto. Io sono rimasto ovviamente colpito già avendolo visto tramite Instagram, tramite review. Ovviamente tutti i più grandi YouTubers americani mi hanno già parlato e fatto la loro first impression. Non ho ancora sentito magari nessuno parlarne male, ma magari perché la motivazione è proprio questa, cioè se comunque un Elytra spray ti lascia praticamente una guancia zigomo e ti fa praticamente un contouring baking e base di highlighter, così vuol dire che comunque ne vale davvero la pena. Ovviamente approvo questi due prodotti, cioè secondo me sono magnifici. Quindi se ne volete sapere di più, magari seguitemi anche su Instagram se non lo state ancora facendo, ragazzi. Scusami. No, che vi lascerò comunque magari video e foto con maggiori risultati. Magari anche con una giornata di sole, mettendomele sulle braccia, riuscite magari a vedere un effetto migliore. Il mio video termina qui, vi ringrazio ancora del sostegno, vi ringrazio ancora di tutto ragazzi, di tutto, dei like, delle view, di qualsiasi cosa, dei messaggi, mi state veramente scrivendo in tantissimi, mi state facendo davvero complimenti per tantissime cose, io vi ringrazio, spero di esservi stato d'aiuto, spero di avervi intrattenuto, spero che comunque sia stata un bel video di un'ottima compagnia. Se non state ancora subscribandomi, subscribatemi, quindi vi lascio il link da qualche parte. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio di tutto e un bacione, guys. Bye!